Siamo in compagnia di Pino Colucci e Antonella Bellissimo, artisti sul palco e coppia nella vita. Sì, 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 esattamente. Ecco, com'è convivere a casa e anche sul palco? Effettivamente dicono che per le coppie un po' mettere a repentaglio la relazione, no? Il fatto di condividere il lavoro, che col tempo poi ci si stufa più facilmente. Confermi oppure invece voi un po' siete il caso deviante in questo caso? Noi per il momento siamo l'eccezione che conferma la regola, ma dico per il momento perché sono solo 6 anni, quindi in realtà avremmo ancora tempo di constatare questa cosa. Per noi è una collaborazione che nasce a casa e continua fuori. Ci divertiamo anche a casa, litighiamo molto, e abbiamo punti di vista sovente differenti che poi però riusciamo sempre a far sfociare, insomma, nello stesso... Sicuramente poi la donna che era meglio... No, non sempre, no, perché? No. Assolutamente, poi è le donne che dove sono un po' quelle che tengono in mano. Questo sì, però. Ma noi litighiamo anche sul palco. Ah, ecco. Sì, vero? Quando, mentre lavoriamo litighiamo piano. Noi litighiamo piano. Fa parte dello spettacolo. Sì, perché poi quando mi fa arrabbiare io poi mi trasformo. E ti trasformi in? Ecco, vediamo subito in Adriano Celentano. Quindi è un po' come il dottor Jack e il Mr. Hyde, insomma. E quando mi trasformo, facciamo la pace. Capito? Per la gioia, quindi insomma la coppia, l'amore trionfa. Sì, certo. Per il momento assolutamente sì. Poi nulla è per sempre, si dice, però via. Per il momento lo tengo, perché comunque mi fa divertire. Niente, ho detto tutto. Beh, e da poco Celentano ha festeggiato, se non sbaglio, i 70 anni. 78, hai festeggiato recentemente. Festeggia il 16 gennaio. Come la Befana. Come la Befana e come il Natale russo. Però effettivamente vedendolo sembra che sia rimasto sempre un eterno quarantenne. Sì, 40 e fischia, ma fischia poco però. Fischia poco però, saranno i miracoli della chirurgia estetica. È vero, ma questo qua è forte, dove l'avete trovato? Mi piace. E imitatore, ma anche tu, abbiamo visto sul palco, grande artista, hai interpretato Vacanze Romane dei Mattia Bazar, interpretazione straordinaria, canzone comunque diciamo difficilissima da interpretare. Per cui ci vuole un falsetto, una voce un po' particolare. E per anni ho cercato di cambiare la mia voce, poi ho capito che invece bastava cambiare i pezzi da cantare e mi sono indirizzata su questi pezzi, tipo appunto la Antonella Ruggero, la Kate Bush, quindi queste voci un po' più. Infatti l'ottobre dell'anno scorso al Perla c'è il concerto dei Mattia Bazar, no? Ed effettivamente, ricordando Emil, una delle ultime poi apparizioni nella versione completa, perché poi purtroppo uno dei suoi fondatori è venuto a mancare l'anno scorso, e ho notato così una similitudine con la Mezzanotte straordinaria come voce, insomma sembrava anche come dal punto di vista come estetico, diciamo, come fisico è molto simile, per cui il brano è sicuramente azzeccato. Sì, Silvia Mezzanotte e Antonella Ruggero secondo me sono state le migliori cantanti dei Mattia Bazar. Vedere a mezzanotte come, perché lei fa a mezzanotte sai che io ti penserò. A mezzanotte giù di lì poi mi strucco e anche io mi trasformo. E lì litighiamo. Sì, perché non la riconosco più. E da mezzanotte diventa mezzanotte. Sì, puoi buttare la pasta e mangiare. Però tu comunque i tuoi cavalli di battaglia sono numerosi, sono Whitney Houston, comunque hai un repertorio estremamente variegato, sì, importante. Particolare. Ecco, a quale artista sei più legata? Ma a me la musica, diciamo, piace tutta, poi essendo la sesta di 7 figli ho avuto modo di ascoltare tantissimi generi musicali, quindi le mie sorelle avevano tutte dei gusti diversi una dall'altra, per cui ho Anna Oxa, Spandau Ballet, George Michael, Queen, Dire Straits, tutto quello che poteva esserci c'era, per cui per 20 anni circa ho ascoltato veramente tantissimi generi musicali e mi piacciono tutti. Riuscite a combaciare un po' in gusto?
gusti e magari riuscire a fare dei duetti o comunque a fare un sunto finale per poi proporre sul palco dei duetti che in qualche maniera vi valorizzino, perché ricordiamo, non è semplice, il coso più semplice è Albano e Romina per far sì appunto che insieme Albano ha dovuto abbassare e non di poco il suo tono per stare allo stesso livello di Romina, che sarà una brava artista, però non ha il... In questo caso è il contrario, perché è lei che si è dovuta abbassare, perché la sua voce è molto acuta, deve scendere un pochettino e riusciamo a fare duetti. Facciamo anche Eros Ramazzotti con Anastasia, quello che hai detto tu adesso, il mitici Albano e Romina, che negli anni 80 andavano per la maggiore. Noi poi lavoriamo molto col pubblico estero, verso l'est, che lavoriamo in Trentino, a Cortina, a Mandone di Campiglio, e lì sono proprio il pubblico da quel versante, vogliono le canzoni ancora un po' alla vecchia maniera, tra virgolette, dove praticamente c'è appunto il Bocelli, c'è l'Albano, c'è Toto Cutugno ancora con l'italiano, diciamo che l'Italian style va per la maggiore. Noi siamo andati un po' verso quel verso lì e anche poi con qualche pezzo anche più moderno. Un po' la mentalità da popolo russo, perché Toto Cutugno, gli Albano, i Ricchi e Poveri, i Pupo, i Gianni Morandi, gli Umberto Tozzi sono quelli che vanno più di moda in Russia. Ho scoperto che, per esempio, perché noi con questa esperienza le varie tipologie nell'Europa proprio, tipo in Polonia è conosciutissimo Drupi, non tutti se lo ricordano, cantava Sereno Piccola e Fragile, ecco, loro lo conoscono molto bene. Tozzi, e poi come hai detto Pupo e tanti artisti, poi facciamo anche quelli un po' più moderni. Ad esempio io faccio il papà di Enrique Iglesias, che è Julio Iglesias. Scusami, non vale. Se mi lasci non vale, sì, esattamente. E io faccio una sorta di rivisitazione, faccio lui con Banderas insieme, che c'è anche e anche la gallina, c'è la Rossita che nel forno però fa un'altra cosa, non fa i biscotti. E cosa fa? Non si può dire adesso. Siamo in fase protetta. No, si può dire, però una cosa che non è tanto buona. mi avevi anticipato, fate moltissime serate a Cortina, comunque nei principali località turistiche del Montana, con un successo straordinario, a tanti articoli di giornale, molte critiche positive. Vuol dire che comunque il lavoro viene apprezzato e il repertorio comunque effettivamente incontra i favori del pubblico. Un pubblico che comunque non è di una certa qualità, perché poi i luoghi dove voi vi esibite insomma sono comunque di una certa importanza. La nostra cosa in particolare è che praticamente noi siamo fatti un pochettino tra virgolette da soli, e ancora attualmente non abbiamo grandi manager, abbiamo degli amici collaboratori che ci danno una mano, ma noi tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, e sono più di 20 anni, possiamo dire che sono 25 perché io sono giovane, lei no, vabbè, voglio dire il contrario, vabbè. Tra poco ci mettono a litigare anche. Io l'ho detto che poi tra poco è mezzanotte e poi, quindi facciamo questa cosa qui, nel senso, dove siamo rimasti? Mi sono perso. Vai avanti tu. Tra le coppie famose, su chi un po' vi rivedete? Aiuto, ma no, io non. Se vi rivedete evidentemente qualche. Sandra e Raimondo. Beh, effettivamente loro comunque bisticciavano non poco, anche. Più che tutto perché quando ho freddo anch'io comunque faccio così con le gambe. Io non faccio così con le gambe, con qualcos'altro. No, nel senso che quando fa caldo, fa caldo. Però non ti travesti da sbirulina. No, assolutamente. E diciamo che la mattina appena sveglia, volendo, potrei anche far ridere, ma no. E tu sei interista? Non proprio. Beh, allora perché Raimondo Veronelli era interista, per cui anche questa caratteristica, insomma, allora... Milanista o juventino? Sono juventino. Bravo. Quindi, insomma... Ex juventino perché... Togliamo l'ex, viva... qualche anticipazione sui vostri prossimi progetti? Avete in mente qualche disco, qualche nuovo lavoro? Chi risponde? Abbiamo diciamo in programma, quasi definitivamente in programma, una tournée in Russia, quindi per il momento siamo diciamo indirizzati verso... Non lo sapevo neanche io, ma quando l'hai saputo? Ma cosa ne faccio io di questo? Beh, però come abbiamo detto poco fa,
Nicola, non te l'ho detto. Poco fa, senza saperlo, parlavamo proprio della Russia, perché i diversi artisti che avevo interpretato hanno un successo a dir poco straordinario. Vengono chiamati comunque dai più grandi manager, oligarchi, tutti gli artisti comunque anni 70, tanto come diceva appunto prima, riempiono completamente i palazzetti. Anche Sabrina Salerno, e mi ero dimenticato, anche lei è un'artista comunque molto apprezzata, per cui effettivamente portando questo repertorio, un po' come il volo negli Stati Uniti, che è un grande successo, con quel tipo di repertorio, perché negli Stati Uniti in quel caso lì quindi di Bocelli, quindi comunque lì hanno grande fare, per cui comunque già con questo repertorio non dovreste avere grossi problemi, no? Se non altro che il pubblico conosce già quelle canzoni. È vero. Poi noi comunque ci avvaliamo anche della collaborazione di due giovani tenori che sono bravissimi veramente. Un ragazzo ha la voce molto somigliante a quella di Bocelli, quindi una lirica leggera, e l'altro potrebbe tranquillamente essere il quarto dei Volo, perché oltre ad essere un bellissimo ragazzo ha una voce splendida, e entrambi studiano lirica e pianoforte, quindi abbiamo queste collaborazioni. Poi comunque abbiamo anche chitarristi che collaborano con noi, professionisti, batteristi, percussionisti, quindi diciamo che noi nasciamo come duo, ma poi in realtà arriviamo Stile Libero Band. Infatti, come ho detto, voi due in realtà fate duo, ma fate parte di una band molto importante, Stile Libero Band. Sì, infatti arriviamo a essere anche 8-10 elementi sul palco quando facciamo serate in teatro o comunque serate di un certo tipo. E in Russia andrete in duo oppure in versione completa? In Russia probabilmente in duo, e potrebbe aggiungersi poi uno dei due tenori eventualmente, se vediamo che la cosa... Si fa il bravo, che tra l'altro dovrebbe adesso a tempo breve dovrebbe fare una piccola un provino per l'Arena di Verona, sì, perché abbiamo fatto delle serate quest'estate a Jesolo, abbiamo lavorato, perché d'estate lavoriamo spesso nei villaggi turistici, hotel delle varie zone balneari, e a Jesolo abbiamo fatto questa bella esperienza per agosto, dove c'era anche lui con la nostra band, e è stato ascoltato dalla moglie del sindaco di Verona, la signora Tosi, che l'ha segnalato alla direzione artistica dell'Arena di Verona. Adesso quindi a breve dovrà andare a fare il provino. Jesolo è ormai diventata quasi una delle mete principali del turismo, non solo Veneto, ma della costa del nord Italia. Negli ultimi anni, grazie a delle scelte praticamente azzeccate, è riuscita anche a un po' a catturare quello che era il turismo turistico di località vicina, diventando comunque la meta principale del turismo, per cui anche il fatto che vi hanno chiamato peraltro a Ferragosto, una data principale, vuol dire che effettivamente il vostro valore viene riconosciuto un po' ovunque. Sì, certo, questo confermo. E poi invece dopo la stagione invernale che stiamo adesso, in questo momento siamo a Madonna di Campiglio, quindi fine marzo, inizio aprile, andremo giù in Sicilia a fare una decina di giorni, un breve tour, anche lì facciamo Sicilia e Calabria, dove lì ci accolgono anche a braccia aperte. Il pubblico del sud è sempre molto caloroso, tra l'altro noi arriviamo da quelle parti lì, in quella zona lì, siamo di quella zona lì. Vi ringraziamo della chiacchierata, vi auguro in bocca al lupo e buon freddo e buona campagna russa. Aspetta che ti faccio un saluto. Ovviamente, perché... E che c'è un saluto anche per tutti gli spettatori dal grande Celentano. Volevo salutare prima di tutto Eleonora, che è una tipa, ecco, anche Eleonora qua. Lei è una non è esuberante, è di più. E poi c'è il marito, che a me non piace tanto, e forse piace più a lei. Quello lì è quello. È fortissimo, non solo forte. E poi un saluto anche a questo ragazzo che mi piace, Luca? Lo sai, tutti a casa di Luca dopo. Tutti a casa di Luca. Il mare. Come cantava Silvia Salemi. Sì, che è fratello di Beppe Salemi, no, quello è un altro. Scusate. Esatto. Comunque diciamo un saluto anche al cameraman, che come si chiama? Riccardo. Riccardo. Oh, Riccardo si chiama. Sì, esatto. Francesco. Posso chiamarlo Francesco? Ma puoi anche chiamarlo Pino. Allora, ascolta, Ubaldo, ti saluto. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a voi.